Non so voi, ma sono veramente. Quando faccio un video divento stupido ultimamente. No, scherzo, ultimamente sta andando male. E ciao a tutti, gente! Non so fare neanche una maledetta intro. Allora, vi voglio dare una bella notizia. Uno. Non so neanche cosa devo dire. Mi avevate detto che è da un mese che stavo facendo questo video per il progetto ufficiale per il ritorno inaspettato. E due, sto pensando casinamente di organizzare tre video contemporaneamente. E mi domando perché. Innanzitutto, sto facendo un video di Roblox. Farò un video di Roblox, un video di gacha e un video di contest. Non so cosa devo dire. Facciamo nella vita reale, quindi direi paradossalmente, diciamo che facciamo vita da Roblox, vita da gacha, me gacha e me Roblox. E me versione reale, cioè in realtà con la maschera, tra l'altro. Ma diciamo che la notizia potrebbe portare a un livello di smisura. Vi ricordate? Ok, ma in effetti volevo darvi una bella notizia importante. È arrivato un pacco. E per chi non lo sapesse, tutti questi incredibili pacchi. Allora, vi faccio sapere che questo pacco che mi è arrivato è davvero interessante. E non sto scherzando, ve lo sto scher non sto scherzando, veramente. E va un pacco. Questo pacco viene da in zona in cui dove. No, questo pacco viene da Ucraina. Allora, vi assicuro che questo pacco che ho ordinato si trova a Kiev. Spero in Dio che sia vivo, perché questo video verrà pubblicato così. Ma andiamo ai dettagli. Che cosa hai comprato direttamente in Ucraina? Ovviamente la macchina. E che macchina si tratta? Questo modello, ragazzi, è difficilissimo. E l'ho pagata 20 euro, tra l'altro. Non sto scherzando. 20 euro per questo pacco. E mi è durato un mese. Un mese, avete capito bene? Perché ha fatto trasferimento, trasferimento Italia, trasferimento. No, ha fatto trasferimento, trasferimento ucraino, trasferimento della contea, trasferimento contea italiana, trasferimento. Cioè, è veramente difficile. Cioè, veramente ha fatto un mega viaggio. E qui, ecco che arriva la parte bella. Signori e signori. E altra cosa, e secondo, vi faccio sapere una cosa, che questo modello qua, vi riferisco al modello più difficile trovabile. Il motivo perché costa così tanto? Perché non è una semplice macchina da valore inestimabile. Perché stiamo parlando di un modello che è stata fabbricata dall'Unione Sovietica. No, ragazzi, sul serio! Cioè, per fare questo. Ora. Io vi dico come l'ho visto. L'ho visto già adesso il pacco. Ve lo faccio vedere adesso come è fatto. È davvero assurdo. Sembra quasi un aburago. Allora. Ok, dai, iniziamo. Perché. Intanto vorrei ringraziare tutti coloro che stanno seguendo il mio canale per gli shorts, per i video e tutto il resto. Ne farò in futuro. Cerco di anche fare la face reveal. Dai, andiamo. Facciamo subito questo video prima che. Inizia a davvero impazzire. Allora, vi faccio vedere. 3D, pronti? Bella sta scatola. Tra l'altro è una scatola originale, non sto scherzando, eh. Questa qua è una scatola originale. È una scatola originale proprio. Non è una presa in giro. Quello che stiamo per vedere. È molto strana perché non è come tutte le macchine che compro spesso da 1,64. Perché praticamente quando ho visto la scatola, ho visto l'ordine dicendo: bah, sarà come tutte le altre macchine. E invece no, ragazzi, purtroppo è grandina quanto un aburaco. È da 1,43. Ve lo faccio vedere immediatamente. Bella. Allora, vi faccio sapere che modello si tratta. Voi mi pensate, ma è una Volkswagen? È una Volvo?
Come già detto a tutti, viene dalla Russia e è stata fabbricata dalla Unione Sovietica. Quindi, vi faccio sapere che modello si tratta. E è molto strana perché viene da un nome, è scritto in russo e si chiama Zaz. Aspetta, ve lo faccio leggere. Tra l'altro non si legge bene perché vi faccio sapere che è tutto ucraino e tra virgolette russo, russo barra ucraino, quindi è tutto scritto in ucraino. È tutto è in cirillico sovietico, quindi è difficile da leggere. Però so solo che ho letto informazioni, è una Zaz Bonopets. È un modellino esotico, difficile da trovare e raro come se non ci fosse domani. In realtà è un modello molto unico e costa 20. Cioè, questa cosa dovrebbe costare. Vabbè, questo qua l'ho pagata 20 euro perché era difficile da trovare. Pensate che questo modellino costa la bellezza di 300, all'incirca 300, 700, se non che 1000 euro perché è un modello unico. Unico, unico. Voi non avete minima idea quanto è difficile. Tra l'altro, vi faccio sapere come è fatto originariamente. Questa è praticamente la Bugatti della Bibulago. Questo è confronto con la Bugatti e la Burago. Cioè, guardate. Posso vedere? Cioè, guardate la differenza tra modello base e modello sovietico. Cioè, modello europeo e modello sovietico. Cioè, raga, quanto è strano questo modello? È uguale! Non è una 64. Aveva sbagliato durante lo scoppio di guerra. Io spero in Dio che sia ancora vivo, ripeto, Non offendo nessuno, né anche in giorni in cui c'è ancora lo scoppio di guerra, quindi state tranquilli. Se state guardando questo video, io non so se parlo, ok? Da un italiano esperto. Signori, io concludo qua e noi ci vedremo al prossimo video. Allora, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, altrimenti aspettate. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace e iscrivetevi al canale o arrivo a casa vostra. Vi faccio un mazzo enorme che non avete minima idea. E noi ci vediamo nel prossimo video. Come no? Adesso ti ho la fan.